Grazie, salve a tutti. Io mi chiamo Sergio Ferraris, sono un giornalista, dirigo la rivista di Legambiente del Kyoto Club Quale Energia. Allora, a questo punto veniamo un po' alla discussione delle cose che sono state esposte nelle relazioni precedenti. Abbiamo visto, diciamo, che ci sono dei fenomeni e degli strumenti, sostanzialmente. Dei fenomeni che sono, per quanto riguarda la città di Roma, quelli classici che diciamo, hanno accompagnato la storia della città di Roma dal secondo dopoguerra in poi, ossia un consumo di suolo francamente non gestito, non programmato e con degli aspetti che hanno reso la città quello che è oggi. Diciamo, non gestito fino all'ultimo piano regolatore, che però, come abbiamo visto, dà dei numeri che sono, dal mio punto di vista di giornalista ambientale, abbastanza inquietanti. E abbiamo visto invece che abbiamo degli strumenti analitici estremamente precisi per conoscere, diciamo, questa realtà e anche per comunicarla, perché quando si riesce a tradurre in un fenomeno, diciamo, di deperimento della qualità ambientale di un territorio, di una zona o quant'altro, in termini economici questi diventano estremamente comunicabili. Vi ricorderete una decina di anni fa, quando sulle questioni climatiche si discuteva sugli aumenti di temperatura, eccetera, eccetera, dopodiché arrivò il rapporto Stern che dava un valore economico ai problemi dei cambiamenti climatici, cioè quanto sarebbero costati i cambiamenti climatici, e Stern riusciva anche a determinare quanto si sarebbe dovuto investire per risparmiare, diciamo, questo dispendio di risorse. Bene, quella fu la chiave di volta. I cambiamenti climatici nel 2007, per la prima volta, con il rapporto Stern, divennero la prima notizia del TG1. D'accordo? Per cui, diciamo, che questa traduzione in termini, dai termini scientifici al valore proprio degli ecosistemi che abbiamo visto prima, e che non sono una banalità, perché 123 milioni di euro l'anno per 10 anni fanno 1,123 miliardi sostanzialmente, e sarebbe anche interessante sapere questo valore che viene sottratto agli ecosistemi su chi ricade. Nel caso dell'energia è semplice fare il calcolo, però su altre tipologie, diciamo, di danni diventa più complicato, e sarebbe comunque una bella sfida riuscire a determinare su quali categorie va a pesare, su quali cittadini, su quali fasce di cittadini e cose di questo tipo. Ed è un danno, come abbiamo potuto vedere, che è sostanzialmente permanente. Sarà anche interessante verificare come poi la politica utilizzi questi strumenti. Noi oggi come oggi viviamo in un'epoca in cui dal punto di vista generale rispetto alla salute del pianeta non abbiamo mai avuto dati con questa quantità. Non abbiamo mai avuto rilevazioni della CO2 in atmosfera per quanto riguarda i cambiamenti climatici, che arrivano a 800.000 anni indietro e che sanciscono il fatto che siamo in un'epoca che non ha pari nell'ultimo milione di anni dal punto di vista dei cambiamenti climatici, eccetera, eccetera. E nonostante questo, oggi, lunedì, un paio di giorni dopo il G7, siamo tutti in attesa del fatto che il presidente Trump disdetti gli accordi di Parigi sul clima, perché pare che tiri quest'aria. Allora si pone anche il problema di come in realtà la politica possa utilizzare questa mole di dati e anche questo tipo
gestione dei dati, delle previsioni, delle evidenze che abbiamo visto oggi per quanto riguarda il consumo di suolo. E come si possano intrecciare, diciamo, questi dati nell'esposizione del rappresentante della città di metropolitana di Torino? C'era anche un accenno che mi ha colpito abbastanza, perché diceva anche a disposizione dei cittadini. Bene, anche i cittadini come possono, per esempio, utilizzare in maniera proficua queste tipologie di dati, magari per incalzare la politica e per avere un ambiente metropolitano migliore? Facciamo un gran parlare in questo periodo di smart cities, però i fenomeni che abbiamo visto oggi come oggi, da questi dati, da queste proiezioni, da queste analisi, almeno per la città di Roma, ci dicono che le smart cities, se continuiamo così, saranno con il freno a mano tirato sostanzialmente. Bene.